Il comune di Ilirska Bistrica è situato nel punto d'incontro tra i territori di Trieste, di Fiume e di Lubiana, ad un passo dalla vetta del Monte Snežnik e dal mare. Non ci sorprende affatto la ricchezza delle sue bellezze naturali e culturali. La più nota è sicuramente la cima del Veliki Snežnik, che offre una splendida vista panoramica. La cima del Veliki Snežnik è protetta come riserva botanica. Molti sono i sentieri che conducono fino a lì, ma il più conosciuto è quello che parte da Svišćaki. Sulla cima si trovano una baita e un rifugio alpino dove ci si può ristorare e riposare prima di ritornare a valle. Un po' più in basso, nella pianura del Snežnik, ricoperta prevalentemente di foreste incontaminate, da sempre trovano rifugio cervi, cinghiali, caprioli, orsi, lupi e perfino linci. Tra i boschi del Snežnik sorge la tranquilla fattoria forestale di Mašun. Lì si possono ammirare i resti della piccola fortezza dei cacciatori, la casa e il percorso didattico forestale. Si possono organizzare dei picnic, mentre per gli amanti della selvaggina c'è una trattoria con possibilità di pernottamento e dove si possono noleggiare le biciclette. Il villaggio turistico di Svišćaki, situato nel cuore dei boschi del Snežnik, è il punto di partenza ideale per avventurarsi nella salita alla sua vetta. A Svišćaki c'è una baita di montagna che offre piatti casalinghi ed attività sportive. Durante l'inverno a Svišćaki è in funzione anche un impianto sciistico, mentre nei dintorni ci sono delle bellissime piste per dedicarsi allo sci di fondo. Sopra il villaggio di Podtabor si innalza una maestosa parete rocciosa a strapiombo sotto la cui ala protettiva cresce la più antica vite del litorale. Ai piedi della parete rocciosa sgorga il ruscello Podstenšek, che lungo il suo percorso crea dei pittoreschi gradini di roccia. Ilirska Bistrica è il centro amministrativo e culturale. Il pittoresco centro città risale al XIV secolo, nonostante l'area sia già stata popolata dall'età del ferro. Tra le più belle costruzioni della città si annovera il municipio, costruito in stile veneziano, e il palazzo di Schönburg, costruito all'inizio del XX secolo. La ricca architettura, espressione di diversi periodi storici, è completata dal convento delle sorelle di Notre Dame, della casa di Venzin e dai resti dei mulini e delle segherie, tra cui il più conosciuto è il mulino di Hodnik. L'agglomerato urbano d'altura di Prem, situato nel cuore della regione di Berkini, è protetto come monumento culturale. Il centro del villaggio si estende tra il castello da un lato e la parrocchia di Santa Elena dall'altro. Lo spazio commemorativo, intitolato al contemporaneo poeta sloveno Drago Tinchette, nato a Prem, è sistemato nello stabile dell'antica scuola popolare. Il castello di Prem, costruito nel Medioevo, è composto da un edificio romanico di due piani con cappella e da mura rinascimentali caratterizzate da una torre rotonda accanto all'entrata. In questo castello è esposta la collezione museale. È anche un luogo dove ogni anno si svolge il mercato medievale con duelli di cavalieri, balli e spettacoli medievali. Dall'altra parte del villaggio Prem sorge la chiesa di Santa Elena. La chiesa attuale è stata costruita in stile pseudo-romanico con marcati elementi barocchi. È molto conosciuta per i dipinti del pittore Tone Kral del 1921.
po' più a nord del comune di Ilirska Bistrica si trova il castello di Kaltz, costruito all'inizio del XVII secolo e tra l'altro anche molto importante per la storia del popolo sloveno. In questo castello è stato nel 1869 organizzato il campo di Piuka a Kaltz, dove è stata manifestata la richiesta di unificazione della Slovenia. La misteriosa valle del fiume, con le sue cascate e con i suoi tonfani, attira gli amanti di attività ricreative, della pesca e della fotografia. Ad Leto si può trovare rifugio dalla calura estiva o visitare il sentiero di Kette, che attraversa la valle di Postervica e arriva fino al villaggio di Prem, dove vi attendono numerosi agriturismi, il rinnovato mulino di Novak e la fattoria del castello di Turn. Dalla valle di Eušane, sopra il villaggio di Novokracine, diparte la grande salita di Santa Catarina. Qui si vedono ancora oggi i resti di una maestosa fortificazione antica. I laghi di Mola e di Kliunik sono due laghi di accumulo. Riconosciuti per la qualità della pesca sportiva e al tempo stesso, sono anche un ideale punto di partenza per esplorare l'attraente regione di Barchini. Il pittoresco paesaggio collinare con i suoi villaggi sulle cime dei monti è caratterizzato da terrazzamenti coltivati e da frutteti. È molto conosciuta la tradizionale produzione della grappa con l'acquavite di Pruni e di Barchini. Anche la tradizione culinarica è molto ricca ed attira numerosi buongustai sulla strada della frutta di Barchini. Tra le manifestazioni di Bistrica occupano un posto particolare i tradizionali carri di carnevale. Allora gli abitanti dei paesi e delle città della zona si mettono in maschera e tentano di cacciar via l'inverno. Queste maschere, delle quali le origini risalgono addirittura al XIV secolo, sono considerate tra le più antiche maschere in Slovenia. Un'importante manifestazione nel settore dell'agricoltura è il tradizionale mercato agricolo, atteso dai produttori agricoli dei dintorni. La gara di rally di montagna del campionato europeo è sicuramente la più interessante tra le manifestazioni sportive organizzate ad Ilirska Bistrica. Ogni anno una folla di visitatori si ritrova sulla strada tra Ilirska Bistrica e Šenvije per ammirare la bravura dei migliori automobilisti europei. Cari visitatori, tanti sono i motivi per venire ad esplorare i luoghi più belli del nostro territorio. Ognuno troverà il suo angolo preferito. Benvenuti nel comune di Ilirska Bistrica.